Abbiamo seppellito tantissimi oggetti sottoterra, tra oggetti costosi. Bro, non ci credo, l'hai trovato già. Penitenze, oggetti che non valgono niente. È fake, è fake. E adesso loro due dovranno scavare e quello che trovano vincono. Ah, raga, vi ho riunito qua, non sapete nulla. Bella felpa comunque. Non vi dirò nulla perché adesso... Bendatevi, ok? No, no, ecco, già partiamo malissimo. E adesso dovete venire con me, rimarrete bendati per una mezz'ora buona, eh. Vi dovete fidare di me, andiamo. C'è pack comunque. Bella raga, bella Sespo. Salita in macchina. Ma posso togliermi la benda in macchina, no, dai? No, cadè, ma mi viene da vomitare. No, mi viene da vomitare, dai. Bendati. Ah! Ora partiamo. Pack ha già tutto qui dietro. No, no, questa è la telecamera, bro. Si divertiranno, secondo me. Siamo quasi arrivati, come va il tragitto da... Ah, siamo usciti di casa? Sì. Posso dirti un segreto? Visto che io sto avanti, a volte faccio così. Vabbè, te sei licenziato. Dove è finito, Pac? No! Dai, giuro che quando arriverete vi piacerà. Vi divertite? Sì. Siamo arrivati. Ancora non vi potete levare la benda, quindi ancora... Sì, puoi scendere. Che schifo, bro. Posso dirti un segreto, guarda. Vedo sotto. Ah, t'ho scioccato, t'ho scioccato, non ci provare mai più. Adesso dobbiamo fare un chilometrino a piedi. Veramente? Sì, e vedo di rimanere bendati ancora per un bel po' in realtà. Vabbè, ci mettiamo 6 ore. Sì. Possiamo far solo così? No. C'ho l'assicurazione sulla vita. Davvero? Sì. Quant'è, scusa? Tanti soldi. Fuck, prendi l'arma da fuoco, dai. No. Guarda, guarda qualcosa, tutto è fatto, dai. Tutto, devi star fermo, bro. Cioè, continua a portare questo senza sapere cos'è. Dovete stare più tranquilli. Guardalo, guardalo. Lui ha barato, lui ha barato. Sì, lui ha letteralmente barato, però dovete stare... No. Seguite la mia voce. Seguite la mia voce. Madonna, raga, è più complicato di quello che pensassi, non ci posso credere. Perfetto, ci siamo quasi. No, non stiamo correndo. Ci abbiamo sempre un occhio su di voi, ci siamo quasi. È stata una tortura. Voglio piangere. Ma che è sta puzza? Posso togliere la benda? No, perché devo fare una cosa. Una a me non mi fai vedere dove cazzo la sto. Sì, vai, sbendati. Ok, ci ha portato a morire. Ah, ci stai ammazzando. Sì, vi ammazzo e vi seppellisco. No, adesso lo faccio. Voi prendetevi un po' di tempo per riacquisire la vista, fare qualcosa. E noi Piscia pure. E intanto io inizio ad acchittare tutto. Questo è il primo, dove metteremo questa scatola. Poi ne faremo altri quando dicono che gli youtuber dovrebbero andare a zappare. Eccoci qui. Aggiornamento, io sono senza felpa perché si muore di caldo. Però per fortuna ho alemontesi.com. Come procede? L'ultimo, abbiamo scoperto la tecnica di Barletta. Bam, così poi più ne ha, esatto, più ne ha. Esatto, così, così si fa. Incredibile. Mamma mia, veramente faticoso. Però abbiamo qui una, lì una, lì un'altra, qui un'altra e qui un'altra. Abbiamo appena finito di scavare, abbiamo anche coperto tutte quante le buche, delimitato il perimetro. E adesso, raga, vi posso spiegare cosa dobbiamo fare, ma penso che abbiate già capito. Abbiamo trovato un nuovo lavoro finalmente. Sì. Con YouTube sta andando male. Mamma mia, veramente. Io qua sotto ho nascosto penitenze, soldi. Cioè, penitenze in che senso, scusa? Poi vedrete. E anche oggetti costosi. E adesso, raga, ci abbiamo messo 2 ore ad arrivare, 1 ora per scavare. Avete 20 minuti per trovare più cose possibili. 30.000 like e la prossima volta lo faremo per tutto il campo. Tutto quanto. Iniziate pure, ragazzi. Il timer parte ora. C'è un'impronta di una scarpa, quindi vuol dire che qui c'è qualcosa sicuro. Ma dov'è? C'è un cazzo. Cioè, basta semplicemente seguire le impronte. Tipo, guarda qui. Ma cioè, che ne sai? Guarda questa linea verde e poi qua ci sarà qualcosa. Magari l'abbiamo fatto apposta. È vero. Te che ne sai? Nulla, non c'è nulla. Io so sveglio, io so sveglio. Ho fatto così, sono passato sopra, senti. Vai, vai. Mio nonno me l'aveva sempre detto. Braccia levate all'agricoltura. Ecco qua. Hai trovato una cosa assurda, bro. Questa è sgravata. È distrutta, eh. Bro, non ci credo. L'hai trovato già. Apri, apri. Sono dei calzini Gucci. No, cazzo, quelli li volevo io. Sono veri, Quando nel box sono andato vestito da senza tetto a comprare i calzini. Eccoli qui. Mai messi, eh. Ok, perfetto, pack. Tieni, che devo trovare tutto. Complimenti, devo ammettere, eh. Io non trovo nulla. Rosespo è già uno, eh. Ora recupero. Le Balenciaga sono fatte apposta per... Il tacco fatto apposta per l'agricoltura. Dice che è stato fatto apposta. Sì, sì, sì. Ma qui c'è niente. Dai, non è... Oh, ma Sespo ti sta distruggendo. No, era un sasso, raga, tranquilli. Ok. Non li troveremo mai. Oh, devi camminare, senti il trucco. Il trucco è camminare. Il bello è che qui c'era Valentino prima, quindi... Vediamo. Che culo. Hai visto? Dai, ma tutta la roba che volevo io. Muori, perché hai scritto muori? Non sei felice, è il mio libro, il mio album, bro. Che culo, mi raccomando, link in descrizione sia per il libro che per l'album, eccetera. Guarda che buca hai fatto, fratello. Pac, vieni qua, vieni qua. Siamo venuti qua. No, dai, vabbè, non è possibile. No, vabbè. Guarda, senti, senti. È una televisione, che è? Vediamo. È un orologio. Ma un Rolex? Sì, ma... È fake. È fake.
Avevo creduto. È pure rotto, dico, guarda qua. No, no al fake, quindi. No. Non l'hai lanciato davvero? Sì. Sì? Giuro? Chiudi gli occhi. Madonna, che giochetto, come si fa coi cani, Oh, 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 Valentino sta cercando, vai, vai, vai. Vieni con me, vieni con me. Non vale, però, sta. E continua a scavare. Come va io? Cespo ti sta arando, quindi ti do qualche consiglio perché mi fai veramente pena. Ma te mi darai sicuramente tipo dove ci sono i foglietti. No, giuro che non ricordo. A parte che alcuni foglietti sono anche cose buone per te, fidati. Okay. Basta scavare qua perché qui ne ha già trovati tre. Vai nell'altro angolo. L'ha trovato? No. Quanti ne mancano? Un po', ancora un bel po'. C'è riuscito. Oh! Madonna, l'hai lanciato. No, no. Ma è vuoto. No, dai, un foglietto. Leggi cos'è? Non puoi scavare per 5 minuti. Sì, vai, bro. Ma mi stai guardando per il culo. Bro, mi dispiace per te, ma hai trovato l'unica. Una delle pochissime penitenze l'ultimo che ci sono. L'ultimo video che faccio con Monte. Hai 5 minuti in cui lui non può scavare. Oh, non puoi scavare, Prendi la pala, grazie. Confisca della pala. Perfetto. Sto pensando che là qui ne ho trovate 1, 2, 3. Oh, Valentino, che fai? Finato, basta mettersi tuo fuori. Ti ha corrotto. Oh, raga, mi ha corrotto. Scavare. Aspetta. No. Io non ho più idea di dove sia la roba. Regà, io ve lo continuo a dire. Lì c'è pieno di roba, ma nessuno sta scavando lì. Lì ci sono due penitenze. Ho trovato uno. Sì, hai trovato una mattonella, fratello. È una scatola quella. Trovato una scatola. Può essere che ci sia la scatola? Può essere, sì. C'è roba fragile? Non lo so perché. No, no, no. Apri, cos'è? Soldi. Soldi finti. E io invece c'ho i calzini Gucci. Oh, questi sono soldi comunque, prendili. La volete? Ma dai, sì. Volendo. Già ne ho tre io. Eccolo qui. Trovato. A meno che non fosse un sasso. Sì, era un sasso. Cosa avete trovato di bello? Di tanti soldi. Soldi. Tanti soldi. Soldi, tanti sì, soldi. Sì, tantissimi. Dai, voi. Un paio di mazzette. Dai. Il problema è che non riesco più a trovare dove sono davvero le cose. Io non mi ricordo dove le ho messe. Mancano 5 minuti. Hai trovato qualcosa? Oh, un'altra scatola. Oh mio Dio, bro, guarda di quanto poco non l'ho distrutto. Ci sono due cose positive: un telefono nuovo e la maniera in cui l'ho trovato mi permette di non sforzarmi neanche di aprire la scatola. Che poi di un centimetro non l'hai distrutto. Ah, lui sta rosicando. Ah! Olè, nuovo Samsung Galaxy A72, ora è tuo, è appena uscito, tra l'altro. Non lo far cadere. Bam, becca. Con questo ci faccio le hirle su Twitch. È quasi finito il tempo. Dai, basta. Come basta? Ma guarda, si è fatta notte. Ma per il ritorno dobbiamo essere bendati. No. Ok, la damo, sì. Ah, raga, mancano due penitenze da trovare. Cioè non ci sono più premi. Però questo loro non lo sanno. Quindi questi ultimi minuti glieli facciamo scavare uguali. Mi sono dato una palata, frate. Mancano due minuti. Tu cos'è? Hai abbandonato? Io ho vinto. Non hai vinto. Basta. C'ho un telefono nuovo. Basta, abbandonato anch'io. Vabbè, la sfida finisce qui. Tutti e due avete trovato belle cose. Sì, mo me tocca pulì. Le due cose che mancavano erano solo due penitenze. Una era obbligata a mettersi le manette per tutto il tempo. Hai portato le manette? Sì. E un'altra, una era obbligata a scavare per 5 minuti con delle pale di plastica. Beh. Sto rosicando, raga, perché erano le due penitenze migliori e nessuno le ha trovate. Grazie. Che schifo. Vabbè, ragazzi, io... Ecco la tappiere! Ah!